ragazzi, oggi vi saluto dalla mia adorata taverna. Sono qui per due motivi. Primo, sono uscita per fare un po' di pulizie, perché c'è anche questo da pulire e bevesi. E poi perché voglio andare ad inserire qualcosina per completare la taverna, per renderla ancora più completa. Ormai l'abbiamo ristrutturata, è praticamente finita già da quest'estate, però ci sono ancora due o tre cosine che voglio inserire, che voglio andare a modificare per completarla definitivamente. E oggi insieme a voi andrò ad inserire qualcosa di nuovo. Tra l'altro non vedo l'ora di iniziare a decorare casa per il Natale e quest'anno per la prima volta decorerò e adoperò a festa anche la taverna. Secondo me verrà molto molto bene. Però per quanto riguarda i decori di Natale ci rivediamo fra qualche settimana. Oggi facciamo appunto un po' di pulizie generali e facciamo una piccola modifica insieme. Prima di partire vi mostro in che condizioni era la taverna. Non era super disordinata, ma comunque non era neanche in ordine. Prima di iniziare con le pulizie sono andata a riordinare le cose che erano in giro, non erano al proprio posto, erano messe lì perché abbiamo cambiato ad esempio la sfera sopra il tavolo della sala da pranzo mettendola uguale, sono andata a togliere la scala che era lì perché abbiamo messo le tende visto che le ho fatte accorciare, le tende del salotto, quelle della cucina ancora le devo fare. Quindi una volta riordinato, messo tutto a posto, sono pronta per iniziare con le pulizie. Ma prima vi faccio vedere la modifica che ho aggiunto in taverna. Ho scelto di completare le pareti della taverna con i poster di disegno. Se mi seguite da un po' sapete che ho scelto i loro poster per tutta la casa, camera da letto, soggiorno, in cucina, e non potevano mancare in taverna. Sul sito di disegno che vi lascio in descrizione potete trovare oltre ai poster anche le cornici di varie tipologie. Io le ho scelte in rovere per riprendere i dettagli in legno che ci sono in taverna. I poster sono di ottima qualità e c'è l'imbarazzo della scelta, infatti io ogni volta che devo scegliere un poster nuovo ci metto un sacco di tempo perché non so mai cosa scegliere. Comunque alla fine ho scelto dei poster sia per la cucina che per la zona del soggiorno. E poi una volta incorniciati e puliti sono andata a metterli. Per la cucina ho scelto due poster, uno nella misura 21x30 che è quello più piccolo con la scritta Love, mentre quello con il donut misura 30x40. Volevo qualcosa che rappresentasse il cibo e visto che sono un amante dei dolci ho scelto questo donut che tra l'altro è fatto benissimo. Mentre sulla parete davanti al tavolo da pranzo ho messo due poster molto più grandi, questi misurano 50x70 e mi piacciono tantissimo sia come disegno che come colori. Vi lascio qui in descrizione il link e il codice sconto perché con il codice già da 55 avrete il 55% di sconto su tutti i poster ad esclusione delle cornici e dei poster personalizzati. Quindi se vi piacciono vi consiglio di approfittarne perché il codice sconto sarà valido solo per pochi giorni. Una volta sistemati quelli ho iniziato con le pulizie. Sono partita dalla zona della TV, ho pulito il mobile e ho utilizzato un detergente universale. Infatti come vedrete poi l'ho utilizzato davvero dappertutto, da una pulita veloce perché comunque in taverna non veniamo tutti i giorni, quindi fortunatamente resta anche abbastanza pulita, però ogni tanto scendo a pulirla. Ho sistemato il divano, poi mi sono spostata in cucina, ho pulito questa scala che avevo preso su West Wing, che però poi ho deciso di spostare perché effettivamente lì davanti alla porta era un po' d'ingombro, dava un po' fastidio, e l'ho rimessa dove era una volta, ovvero tra la TV e il divano. E poi vado a completare la scaletta con alcuni elementi decorativi, di solito utilizzo delle candele, dei libri, dei vasi e delle piante. Poi passo al tavolo, do semplicemente una passata perché comunque non era sporchissimo, però già che ci sono pulito anche le sedie perché comunque la polvere si fa sempre. Devo ammettere che queste sedie sono molto più facili da tenere pulite rispetto a quelle che ho in casa perché hanno il cuscinetto in pelle che tende a macchiarsi, queste sono molto più comode a livello di pulizia.
pulizia. Poi sono passata al camino. Se vi ricordate, l'avevo dipinto l'inverno scorso. Prima questo era marmo arancio, l'ho fatto diventare marmo bianco e lo pulisco senza nessun problema con qualsiasi prodotto. Adesso nello specifico stavo utilizzando il prodotto multisuperficie di Clini, però non si rovina, la pittura non viene via, resta tutto perfetto e si può tranquillamente pulire, visto che me l'avevate chiesto. Poi sono passata a questo mobiletto dell'IKEA che prima avevo in casa, poi ho spostato in taverna, l'ho pulito bene, questo era abbastanza impolverato, devo ammettere, e poi ho cambiato un po' la disposizione dei complementi d'arredo, cosa che mi piace fare molto spesso. Terminata la zona soggiorno, sono passata alla cucina, ho spolverato per bene tutta questa libreria che è molto bella da vedere, però si fa la polvere, quindi bisogna tenerlo passato. Però sono soddisfatta di questa aggiunta per dare un po' di movimento alla dispensa, perché rende la cucina più particolare. Pulisco per bene tutte le ante, sempre con lo stesso prodotto, perché come vi ho detto ho utilizzato sempre quello e mi trovo proprio bene. Lascia anche un buon profumo di pulito, non lascia aloni sulle ante. Queste sono in laminato, sono ante laminate bianche opache e non resta nessun tipo di alone, già che ci ero dato una pulita anche all'interno nel congelatore e il frigorifero. Do una passata veloce anche all'isola, anche se è un po' che non cuciniamo qui, che non la utilizziamo, perché quando siamo da soli alla fine usiamo la cucina principale, però questa sicuramente la utilizzeremo adesso che arrivano le feste per fare qualche cena con gli amici. Una volta pulito tutto sono passata al pavimento. Il pavimento è sempre l'ultima cosa che faccio. Prima ho passato l'aspirapolvere, proprio una passata veloce perché comunque non era sporchissimo, e poi ho passato il lavapavimenti sempre del Folletto. Devo dire che su questo pavimento, che è in SPC ed è leggermente più ruvido rispetto al grass porcellanato, il Folletto pulisce benissimo. Il pavimento resta meno bagnato rispetto al grass porcellanato, ho notato questa cosa, però non dà problemi particolari, lo pulisco davvero molto bene. Per pulire il pavimento utilizzo questi prodotti più un profumatore alla vaniglia per profumare ulteriormente il pavimento quando lo sto lavando. Quanto ci metto a pulire la taverna, visto che sicuramente me lo chiederete? Normalmente ci metto una mezz'oretta quando la pulisco tutta. Probabilmente stavolta ci ho messo una quarantina di minuti perché ho registrato il video ed è sempre più lento, però non è un impegno grandissimo. Certo, è sempre una stanza in più che devo tenere pulita, ma siamo abbastanza ordinati, quindi quando scendo per pulirla è tutto molto veloce, perché comunque troppo disordine o sporco non lo trovo mai. Una volta pulito il pavimento, pulito tutto, spruzzo un po' di spray per ambienti per profumare ulteriormente tutta la taverna e voilà! Taverna ordinata, pulita e profumata. Sono proprio soddisfatta di come è venuta e mi piacciono tantissimo i quadri come ci stanno. Fatemi sapere cosa ne pensate, ma secondo me stanno da Dio. Taverna perfettamente pulita, in ordine e profumata. Ho tolto qualcosina rispetto alle cose che c'erano prima, diciamo l'ho alleggerita, però sono andata a impreziosire le pareti appunto con i poster di disegno, che devo dire ci stanno molto bene, perché sia nella parete della cucina che sulla parete della zona living, quindi sala da pranzo, le pareti hanno preso importanza. Prima erano totalmente spoglie, invece adesso sono state valorizzate,
Vi ricordo che qui in info box trovate il link e il codice sconto per acquistare i poster di disegno, e se vi piacciono i loro poster vi consiglio di approfittarne appunto in occasione del Black Friday. Fatemi sapere cosa ne pensate di come sono andata ad organizzare e sistemare la taverna. Come vi anticipavo all'inizio del video, la prossima volta la vedrete nella veste, in veste natalizia, e non vedo l'ora. Però intanto spero che questo video vi sia stato di compagnia, vi abbia dato magari qualche ispirazione e vi abbia motivate a fare un po' di pulizie, perché questi video servono anche a questo. Se non siete ancora iscritti, iscrivetevi per non perdervi i prossimi video. Un bacione, a presto, ciao!